Io mi chiamo Francesco Sansone, sono un chimico e il mio compito oggi è proprio ridotto all'osso, nel senso che devo semplicemente presentare i nostri due ospiti. La prima ospite è Beatrice Mautino e ve la presento. Così attraverso poche informazioni, lasciare al più presto la parola a lei, che è sicuramente più interessante di quanto possa essere io. Allora, Beatrice Mautino è una biotecnologa, quindi calza a pelo la sua presenza in questo campus delle scienze e delle tecnologie, ed è divulgatrice scientifica. Questo è il motivo in particolare per cui è presente qui tra noi stasera e la ringrazio veramente molto per questo. Cura la rubrica La ceretta di Occam sul mensile Le Scienze ed è autrice di saggi di successo come Contro Natura, che ha scritto insieme a Dario Bressanini, edito da Rizzoli, pubblicato nel 2015, e l'altro libro che si intitola Il trucco c'è e si vede, che poi è il titolo che Beatrice ha dato al suo intervento di questa sera, pubblicato nel 2018 dalla casa editrice Chiare Lettere. Questo libro, Il trucco c'è e si vede, ha riscosso particolare successo, è arrivato alla nona ristampa ed è tradotto in due lingue. Beatrice è anche cofondatrice e socia di PRAME, Divagazioni Scientifiche, che è un'agenzia che si occupa di organizzare e progettare mostre e festival scientifici di rilievo internazionale. Quindi è veramente persona esperta anche di eventi come quello che abbiamo organizzato in questa giornata qui all'Università di Parma. La potete trovare su YouTube e Instagram, probabilmente molti di voi già la conoscono attraverso questi canali, e il suo riferimento è @divagatrice. Io ho finito qui il mio compito e quindi lascio molto volentieri a Beatrice il palco e il microfono. Buonasera. Buonasera. Grazie. Allora, grazie Francesco, grazie agli organizzatori per avermi invitata, grazie a voi per essere qui, anche se non vi vedo, quindi potreste anche non esserci, potrei parlare davanti a nessuno. Allora, se mi mandi questo slide fondamentale, questa sono io con la faccia da panda, con una maschera di idratante a forma di panda, e l'ho fatta mentre scrivo il libro di cui ha parlato Francesco, Il trucco c'è e si vede. Ero in un periodo, devo dire, abbastanza critico, perché sono in quei periodi uno fa una foto del genere, poi la pubblica anche e decide di usarla alle presentazioni. Allora, questa sera quello che voglio fare è provare a raccontarvi un po' di cose legate soprattutto alla comunicazione dei cosmetici. Poi mi sono portata una borsa di robe, shampoo, creme, cose, vediamo che cosa farne. Cercherei, l'ho già promesso agli organizzatori, di parlare un po' meno di quello che dovrei per lasciare spazio alle domande, quindi questa è una promessa, non so se riesco a mantenerla perché tendo ad essere logorroi, però vado veloce, forse veloce. Allora, già detto Francesco tutto, io in realtà di mestiere faccio la divulgatrice scientifica, cioè mi sono sempre occupata da 15 anni a questa parte di raccontare la scienza alle persone, insomma, che in genere la scienza non la frequentano tutti i giorni. Arrivo da comunicazione di temi controversi. Il libro di cui parlava Francesco, Contro Natura, che ho scritto con Dario Bressanini, parla di OGM, di modifiche genetiche degli alimenti, quindi insomma cose abbastanza serie. A un certo punto, mentre scrivevo quel libro lì, mi è venuta un po' l'idea di provare a occuparmi anche di altri temi, in particolare i cosmetici. Questo perché mentre cercavamo le informazioni legate appunto al cibo, agli alimenti, eccetera, abbiamo frequentato molti supermercati, perché insomma lì ci sono gli alimenti, quindi andavamo al supermercato a cercare spunti, no, per poi scrivere dei pezzi del libro, e lì ho iniziato a notare che molte delle dinamiche che trovavo nel mondo del cibo, quindi la moda del senza, la moda degli ingredienti un po' miracolosi, molte dinamiche di marketing, le ritrovavo anche in prodotti cosmetici. E quindi per ogni
pacco di biscotti senza olio di palma c'era almeno un deodorante senza parabeni per ogni prodotto con l'ingrediente magico di turno, tipo la curcuma. All'epoca andava molto di moda la curcuma, adesso secondo me è già un po' calante, però per ogni prodotto con la curcuma si trovavano dei cosmetici con, non so, l'acido ialuronico, che lo mettono praticamente ovunque, no? Anche un po' nei dentifrici. E quindi mi sono detta, ma se le dinamiche sono simili, c'è qualcuno come noi che sta analizzando queste dinamiche, questi meccanismi, e che sta facendo un lavoro di divulgazione, anche di giornalismo scientifico legato a questi prodotti? Ho cercato un po' e non ho trovato niente, non c'era nessuno che se ne occupava, e quindi ho detto, vabbè, ma sai che c'è? Lo faccio io. E l'inizio di tutto è questo prodotto qui, che ho con me questa sera. Ormai viaggia con me, me lo porto sempre dietro. Francesco, posso? No, vabbè, ti chiedevo di fare il balletto, ma va bene. Lui non è pubblicità, nel senso che non ne parlo benissimo, quindi mi spiace per i produttori. Allora, lui è un sapone per mani, come vedete l'ho anche usato, perché poi a forza di portarmelo in giro, già che c'è, lo uso anche. E lui ha colpito la mia attenzione per il suo nome. Se voi vedete, lui si chiama Non Sapone, quindi lui è un sapone per le mani, ma hanno scelto di chiamarlo Non Sapone. Ora, quando io l'ho visto al supermercato, c'è avuto una scena, cioè proprio una specie di illuminazione tipo Indiana Jones di fronte al Santo Graal, perché mi sono detta, scusa, ma perché una persona che vuole comprare un sapone per le mani deve essere attratta da un non sapone? Cioè, se tu vuoi lavarti le mani e vuoi qualcosa che pulisca, cerchi un sapone. Se tu non vuoi un sapone, compri altro, ma perché devi comprare un non sapone? Che cos'è che ti attira e ti porta a scegliere di comprare un non sapone? E quindi poi l'ho comprato, come potete vedere, e ho iniziato ad analizzarlo, a tutto quello che c'era scritto, e vi metto delle foto vicino. Ecco. Sul retro del non sapone, te lo do, lo vuoi tu? Ci tieni? Vieni, se vuoi farlo girare. Allora, sul retro del non sapone vedete che c'è tantissima roba scritta. Il non sapone è stato dermatologicamente testato, è testato il nickel, il cobalto, il cadmio, c'è un sacco di bollini, è cruelty free, non è testato sugli animali, poi ci sono gli ingredienti. Quindi del non sapone noi abbiamo tantissime informazioni. Che cosa significano? Chi lo sa? Io, quando ho guardato per la prima volta questo prodotto, non avevo idea di che cosa significassero tutte queste informazioni. Cioè, sì, pensavo dermatologicamente testato, uno dice vabbè, l'avrà provato su delle persone per vedere se ha degli effetti sulla pelle, quindi se può essere tossico, irritante, eccetera. Però non sapevo che cosa vuol dire davvero dermatologicamente testato. Testato per il nickel vuol dire che il nickel lì dentro non c'è, ok, è poco, ma quant'è poco? Sono tutte informazioni che, per quanto ci siano un sacco di cose scritte, non venivano fuori. Mentre sul fronte, questi sono gli ingredienti. Ah, mi si è saltato, vabbè. Scusate che sono un po' lontana. Sul fronte invece vedete che c'è un grande 0%, che indica che il non sapone non contiene determinate cose. In particolare non contiene parabeni, non contiene SES, non contiene dei coloranti sintetici, non contiene glicol e propileno. Il non sapone non contiene un sacco di cose. Ma quegli ingredienti lì che non ci sono, lui dice di non avere, sono pericolosi per la salute, dobbiamo stare attenti, infatti li abbiano tolti. Che cosa significa? Significa che lui è meglio di altri che ce li hanno. Quindi, come vedete, appunto, un sacco di domande che si vanno a sommare a quelle che vi dicevo prima e che mi hanno dato l'idea per scrivere il libro, perché io ho deciso che il mio libro sarebbe dovuto essere una sorta di guida alla lettura del non sapone. Quindi mi sono messa lì e ogni singola affermazione, ogni singolo bollino, ogni singola scritta su questo prodotto ho deciso di provare a capire che cosa ci fosse dietro. Poi c'è anche dell'altro nel libro, però insomma l'idea è nata da lì. Vorrei partire questa sera a raccontarvi un primo pezzo, poi ne vediamo altri, che è quello dell'ingrediente che vedete lì scritto in rosa. Perché uno dice, va bene, un non sapone non è un sapone, però ti lava. Che cosa contiene? Contiene praticamente, non so se qua ci saranno sicuramente dei chimici, contiene praticamente tutti gli ingredienti tipici dei detergenti per le mani.
In questo il non sapone è molto simile a tanti altri prodotti che trovate in commercio. Ce n'è uno in particolare che è quello lì, il sodio oril sarcosinato, che è un detergente che sono sicura che i più, diciamo così, in là con l'età dei presenti conoscono. Detta così mi rendo conto che uno dice: ma io non l'ho mai sentito il sodio lauril sarcosinato. Se io ve lo dico così sono sicura che voi non sapete che cos'è, ma se io ve lo presento così come Gardol, sono sicura che quelli che negli anni 60 più o meno guardavano Carosello se lo ricordano. Perché? Perché il Colgate, il dentifricio, all'epoca aveva questa pubblicità e diceva: ah, il Colgate c'ha il Gardol, no? Con dentro il Gardol. Il Gardol era il nome commerciale del sodio lauril sarcosinato. E questo ingrediente veniva presentato come un ingrediente magico, un ingrediente che era stato prodotto nei laboratori chimici americani, quindi era arrivato direttamente dall'America, come tutte le cose buone all'epoca. Era un ingrediente che appunto era totalmente sintetico. All'epoca essere sintetici era una roba, insomma, era figo, direbbero i giovani, e andava bene, era bello, c'era un sacco di chimica dietro a questo prodotto. E quello era un periodo in cui il sintetico andava molto di moda. Questo qui è una pubblicità di un detersivo, il Pral, sempre di quegli anni, e come vedete lassù c'è scritto detergente sintetico universale. Immaginatevi oggi le pubblicità dei detersivi. Vedete un sacco di verde, un sacco di richiami alla natura, ai frutti, ai vegetali. Nessuno venderebbe oggi un detersivo definendolo sintetico. Al massimo direbbero: questo è totalmente naturale. Perché? Perché oggi sintetico è percepito come un qualcosa di brutto. Abbiamo paura di ciò che è sintetico, cerchiamo di allontanarlo. Infatti nel non sapone non hanno sottolineato il fatto che ci fosse un ingrediente sintetico, hanno puntato sull'assenza di altre cose, hanno puntato sul fatto che per esempio c'era l'olio di argan, quindi hanno puntato su altri ingredienti, ma non su questo. Allora, questo è un primo pezzo di quello che caratterizza la comunicazione dei cosmetici, ma potrei dire in generale di tutta la scienza. La scienza e le applicazioni della scienza un po' ci fanno paura oggi, e il marketing ovviamente questa cosa la sa e la sfrutta, per cui vincono i prodotti come il non sapone. Ma c'è un altro fenomeno che vorrei farvi mostrarvi usando come esempio questa crema. Non so se conoscete La Prairie come marca, come brand. La Prairie è una marca di cosmetici del settore lusso. Le creme costano 250-300 euro, quindi insomma sono prodotti che non è che uno compra tutti i giorni, a meno che non sia ricco. A un certo punto La Prairie ha fatto uscire questa pubblicità, anche se sembrava un articolo di giornale, ma di fatto era una pubblicità, in cui si leggono alcune cose che vorrei analizzare con voi. Allora, tutti i prodotti della collezione della Prairie contengono l'esclusivo complesso cellulare. Non so se ci sono dei biologi in sala, io sono laureata in biotecnologie e nel mio percorso di studi i complessi cellulari non li ho mai incontrati, quantomeno esclusivi. Complesso cellulare è un termine che non significa tantissimo in biologia, può voler dire mille cose, ma di sicuro non è un termine specifico. Però loro ci spiegano che cosa intendono con questo termine. E ci dicono: si tratta di un prodigio, perché comunque è una cosa speciale, le cui potenzialità sono pressoché infinite. E possiamo definirlo esclusivo perché La Prairie fa di tutto per mantenerlo segreto. Quindi è una roba esclusiva, è una cosa pazzesca, un prodigio, una roba che non ti immagini, ma non ti dico cos'è perché è un segreto. Ora, quando leggete questa cosa, magari appunto i chimici, i biologi iniziano a storcere un po' il naso. Chi non ha una formazione chimica o biologica pensa che dietro a questo prodotto ci sia una ricerca pazzesca, ci siano tanti ricercatori come Francesco che si mettono lì, inventano questi complessi cellulari, poi li brevettano, li tengono segreti per svelarli al mondo, e queste cose chissà che cosa fanno, no? Cioè risolvono, fanno sparire rughe, risolvono tutti i nostri problemi. Allora sono andata avanti,
vabbè, questo c'ha del caviale, perché comunque è una crema che costa moltissimo, e quindi c'è dentro il caviale, che però è stato creato in una nuova forma, perché il caviale normale non va bene, bisogna comunque ricrearlo in una nuova forma. E poi alla fine si arriva a tutto, a sta brodolata che non vi leggo, ma vi faccio solo notare che tutto nasce da, dalle ricerche di questo dottor Paul Niehaus, che è il padre non solo della prairie, ma anche di quella che chiamano terapia cellulare, che ha avuto il plauso e lo stupore della comunità scientifica e ha creato la clinique, un luogo leggendario, bla 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 bla. Ora io vorrei farvi notare due cose, poi andiamo a capire chi è il professor Niehaus. Le parole che io ho scritto in rosa sono parole che vorrei che analizzate, cioè che teneste a mente. Vedete che si parla di, appunto, complesso cellulare, si parla di prodigi, si parla di potenzialità, si parla di efficacia, di visionari, di plauso della comunità scientifica. Sono tutti termini che in qualche modo rimandano alla scienza. Quindi quella da cui noi prima scappavamo, perché abbiamo paura della tecnologia, in questo caso viene spinta. Quindi il prodigio dei ricercatori. Quindi questo è il primo elemento. Il secondo elemento è chi è questo professor Niehaus, anzi dottor Niehaus. Ora, chi ha scritto l'articolo per la prairie non se l'è chiesto, probabilmente ha preso il testo che gli hanno mandato dall'azienda e la pubblica ha ricevuto. Io ho fatto quello che fanno tutti i giornalisti investigativi di fronte a un mistero, a qualcosa di sconosciuto da indagare. Ho aperto Google e ho schiacciato Paul Niehaus e sono arrivata su Wikipedia, che è di nuovo la fonte della maggior parte del giornalismo investigativo, e ho trovato la pagina del dottor Niehaus dove si spiega che effettivamente lui era un medico svizzero, che ha fondato non tanto la terapia cellulare, perché appunto io non l'avevo mai sentito nominare, quanto questo famoso metodo Niehaus, che consisteva, adesso non vedete, però ve l'ho messo solo per farvi vedere che insomma ci sono delle fonti a supporto di questa storia. La terapia del dottor Niehaus consisteva nel prendere delle cellule fetali di bovini oppure agnelli, quindi ovini, tirarle fuori e iniettarle dentro ai muscoli, intramuscolo, di persone che andavano da lui perché avevano delle malattie incurabili oppure perché volevano ringiovanire. Lui aveva questi due filoni. Quindi persone o disperate oppure tendenzialmente ricche che volevano mantenere la giovinezza. In questo articolo che ho messo qui si racconta di un caso avvenuto appunto in quegli anni lì, di persone che sono andate lì, si sono fatte fare il trattamento e poi queste cellule di bovino fetale che gli aveva iniettato erano infette e quindi queste persone sono prese di infezioni, alcuni sono morti. Quindi una cosa, diciamo, che io non farei rientrare propriamente in quelle che poi ti portano al Nobel in fretta, ecco, diciamo una questione un po' controversa, un po' tipo il caso Stamina che c'è stato da noi qualche anno fa. Ora, tutte queste cose qui ovviamente nell'articolo promozionale non vengono nominate, perché insomma, essendo promozionale non le puoi dire, però sono cose che sono cose importanti che bisognerebbe appunto far sapere. Quello su cui si puntava era tutta la parte di prodigi, di scoperte incredibili, di potenzialità pazzesche legate a questa crema. Vi faccio un altro esempio, poi arrivo al punto. Questo prodotto che avrete visto nelle farmacie pubblicizzato, ci sono dei cartelloni giganti nelle vetrine delle farmacie, minerale 89 di Vichy. E scopriamo che questa acqua termale mineralizzata proveniente dai famosissimi vulcani francesi, che tutti conosciamo, in realtà ci sono dei vulcani in Francia, però diciamo non è l'Islanda la Francia, quindi uno non è che si pensa ai grandi vulcani francesi, è anche qui un potente ingrediente attivo ma naturale. Quindi di nuovo c'è la potenza, il fatto del prodigio, queste cose qui. Per la prima volta i laboratori Vichy sono riusciti a realizzare questo prodigio emulativo di concentrare l'acqua all'89%. Ora io chiedo a Francesco, che è un chimico, come si fa a concentrare l'acqua? Come? Buona domanda! Buona domanda! Ora l'acqua è l'acqua, in genere uno concentra, puoi concentrare magari sali, minerali, non so, contenuti nell'acqua, immagino. Comunque quello
che è importante non è tanto il fatto che abbiano concentrato l'acqua, ma quanto che l'abbiano concentrata all'89%, non il 90%, cioè l'89%. Perché hanno usato quel numero? Al di là del fatto che era follia, però, insomma, al di là di quello, perché hanno usato 89 e non 90? Perché 89 è più preciso. Se avessero messo 90, uno dice vabbè, sì, dai, l'hanno sparata. Ma 89 ti dà l'idea che ci sia il chimico lì al vulcano francese che con l'acqua che sgorga, che sta lì e misura precisamente la concentrazione di quell'acqua lì. E quindi dice, no, no aspetta, 89, 89, preciso 89. L'uso dei numeri, insieme all'uso di parole come prodigi, come tutte queste cose qui, è una delle tecniche di marketing più utilizzate. Fateci caso, nelle pubblicità che vedete da adesso in avanti di creme antirughe, di prodotti vari, ci sono i numeri e i numeri sono sempre molto precisi, o con le virgole, oppure appunto è sempre il 67% delle donne, la riduzione del 93% delle rughe. I numeri sono sempre molto precisi. Perché? Perché fanno scena. Se sono precisi, dando l'idea che dietro ci sia molta scienza. E quindi la scienza, che da un lato fa paura, dall'altro affascina e ha portato alla creazione di questa lingua immaginaria che io nel mio libro chiamo scientifichese, che è una lingua fatta di vocaboli, ma anche di immagini, ma anche appunto di numeri, che rimandano al mondo della scienza, ma di scientifico hanno ben poco, così come il complesso cellulare non aveva molto di scientifico, però suona come scientifico. Pensate alle glicoproteine bioattive. Cosa sono? Non lo so, io ho laurea in biotecnologie e non so cosa vuol dire glicoproteina, so cos'è una glicoproteina, ma bioattiva, cioè, cosa vuol dire? Se è una proteina che sta dentro le cellule, è bioattiva di per sé. Pensate ai vari sieri, il siero di giovinezza, tutte queste cose qui, ma anche in campo alimentare, il bifidus acti regolari, sono tutti nomi che vengono scelti perché suonano come scientifici, quindi ti danno l'idea che dietro ci sia un gran lavoro di scienziati. Spesso c'è, non è legato a quelle cose lì, anzi, più delle volte c'è. Allora, vorrei farvi... Vabbè, qua, chi lo conosce, ho sentito delle risate. Tutte queste cose, secondo me, si basano su una diversa visione del mondo tra chimici, come Francesco e come quello lì è Dario Bressanini, e il resto del mondo, cioè tutti noi che non siamo chimici, oppure tutti quelli che non hanno un background chimico, che non hanno studiato chimica. Dario in questa foto, lui è, appunto, per chi non lo conosce, è un divulgatore di chimica, e io gli avevo chiesto di mandarmi una foto perché mi serviva una foto da chimico per questa diapositiva, e lui mi ha mandato questa foto. Gli ho detto, ma perché c'hai questi occhialoni? Cioè, ma cosa stai facendo? E lui mi ha detto, stavo tagliando delle cipolle, perché il chimico si riconosce dall'uso degli occhiali da laboratorio per tagliare le cipolle, per non lacrimare. Quindi adesso ve lo do come consiglio anche così nella vita dei giorni. Allora, come vedono il mondo i chimici? Tra l'altro, Francesco, ti è andata bene che non ho messo la tua foto, ma prossimo giro te la chiedo. Allora, per i chimici la materia è fatta di atomi, molecole e di forze che li tengono assieme. Quindi loro, guardando voi, vedono voi, vedono una massa di atomi, no? che stanno lì e si muovono. Per un chimico una molecola è una molecola è una molecola, cioè le molecole vengono definite sulla base della loro struttura, non sulla base della loro origine. Adesso vediamo degli esempi. E poi per un chimico è la dose che fa il veleno, quindi la quantità, concentrazione di una molecola è importante. Allora, partiamo dal primo esempio. Qui sono tre frutti, l'ultimo non so se chiamarlo frutto, una banana, dei mirtilli e dei ravanelli, quindi diciamo vegetali. Ora, i chimici li vedono così. Quindi per un chimico la banana ha questa etichetta degli ingredienti qui. C'è l'acqua dentro, come in tutti i prodotti, quasi tutti, e poi dentro ci sono gli zuccheri, i sali, le molecole odorose, tutte queste cose qui. Ora immaginatevi, e questa è
l'elenco degli ingredienti di una banana, quello di un mirtillo e quello di un ravanello. Ora immaginatevi di andare al supermercato e davanti alla cassetta delle banane ci trovate, anzi su ogni banana ci trovate stampigliata la lista degli ingredienti scritti così. Fa un po' impressione. Uno dice, ma io magari prendo quelle di banco che non hanno le cose chimiche dentro. Perché? Perché a noi ci dà l'idea che tutta quella chimica faccia, appunto, non faccia proprio benissimo. Questo perché? Perché noi, che non siamo chimici, vediamo le cose un po' così. Le banane sono fatte da molecole di bananina, i mirtilli da molecole di mirlina. Cioè, per noi, all'interno delle banane, cioè, ci sono delle bananine. Non riusciamo a immaginarci che le componenti, le stesse componenti mescolate in maniera diversa portano ad avere più frutti diversi. E soprattutto, se io tiro fuori il glucosio o il fruttosio dalla banana, quel fruttosio lì di banana per me non chimica, è diverso dal fruttosio di mirtillo. Vi sarà capitato di trovare delle confetture, delle marmellate magari dietetiche, no? C'hanno una cosa con meno zuccheri aggiunti. Ogni tanto capita. Poi girate dietro e vedete che contengono, non so, succo d'uva. Il succo d'uva è zucchero principalmente. Però il fatto di chiamarlo succo d'uva e di non chiamarlo zucchero ci fa percepire che lì dentro di zucchero ce n'è di meno. Questo perché? Perché per noi il succo d'uva è diverso dal saccarosio. Perché non abbiamo una visione microscopica. È difficile avere una visione microscopica come quella che hanno i chimici. E per i chimici è difficile capire che il resto del mondo non ha una visione microscopica. Questa cosa va sfruttatissima dal marketing, che invece sa che noi abbiamo queste difficoltà. E vi faccio un esempio. Avrete sentito parlare di solfati, di SLS, banalmente perché a volte trovate gli shampoo senza SLS. L'SLS è un tensioattivo, è una delle componenti principali, appunto, di shampoo, di saponi e di prodotti per lavare, però ha una storia un po' controversa, complicata. A un certo punto si è pensato che potesse essere cancerogeno, come la maggior parte delle molecole esistenti, peraltro. Non lo è, lo dico per tranquillizzare le persone, però il fatto che si sia pensato che potesse esserlo ovviamente ha fatto parte della paura nei confronti dell'SLS. E quindi i consumatori hanno iniziato a chiedere prodotti senza SLS. E se il consumatore chiede, l'azienda produce. Quindi ha iniziato a produrre prodotti SLS. L'SLS è questa roba qui, questa molecola qua con una catena abbastanza lunga e poi una testa, quindi una testa e una coda. Come si produce l'SLS? Si produce in vari modi. Uno dei più famosi, o comunque dei più comuni, è quello di partire dall'olio di cocco. L'olio di cocco contiene per il 50% acido laurico, che è la base da cui si parte per poi produrre l'SLS. Quindi che cosa fanno i chimici? Prendono l'olio di cocco, lo frazionano, cioè tirano, insomma, separano i vari acido laurico, mirissico, palmitico, tengono acido laurico e poi lo trattano con degli acidi, delle basi, per ottenere il sodio lauril solfato, SLS. Questa è una tecnica. Oppure io posso saltare il primo passaggio, quindi quello del frazionamento, l'estrazione dell'acido laurico, e posso decidere di trattare tutto l'olio di cocco con gli acidi e con le basi. Alla fine del mio procedimento io otterrò una miscela di sodio lauril solfato, di sodio miristil solfato e di sodio palmitil solfato. Quindi avrò una miscela di solfati costituita per la metà da SLS. A un certo punto, nel dipartimento marketing di un'azienda che non so, nel senso che non sono riuscita a ricostruire l'origine di questa cosa, hanno detto, ma a sta miscela, invece di chiamarla miscela di sfatti, proviamo a dargli un nome. Sono messi lì, pensa, ho fatto brainstorming, me li vedo, no? Vediamo come la chiamiamo, come non la chiamiamo, e hanno avuto l'idea geniale. La chiamiamo cocco solfato. Deriva dall'olio di cocco, cocco solfato. Ora, quando uno legge cocco solfato, si immagina una cosa un po' così, cioè col cocco presente. Se diciamo sodio lauril solfato, ci sa subito di chimica. Cocco solfato
vero che c'è un po' di chimica, però insomma un po' meno, non diciamo che è addolcita. Ci immaginiamo subito le palme, ci immaginiamo profumo di cocco, no? La cosa antipatica è che coco solfato contiene per la metà SLS, però voi potete, se siete dei produttori di shampoo per esempio, potete fare uno shampoo senza SLS, quindi scrivere sopra senza SLS e poi metterci il coco solfato. Perché? Perché voi non avete aggiunto SLS come ingrediente, voi avete il coco solfato che è dichiarato. Quindi chi va a comprarlo magari lo sceglie perché vuole un prodotto che non ha l'SLS per i suoi motivi, che possono essere giusti o sbagliati, non importa, e poi si ritrova un prodotto che l'SLS ce l'ha. Ora, questa cosa è legale, quindi non si può chiamare truffa, non si può chiamare inganno, nel senso che è permessa dalla legge, però non è proprio simpatica, ma sfrutta quella nostra difficoltà di vedere il mondo come lo vedono i chimici, perché per un chimico coco solfato, l'altro dice cosa vuol dire, dimmi che molecole sono, no? E poi sa che lì dentro c'è l'SLS. Io quando ho raccontato questa cosa per la prima volta ho avuto tantissimi commenti arrabbiati di persone che dicono: ma io l'avevo comprato perché non c'era l'SLS, adesso mi dici che c'è. Sì, cioè, forse dovevano dirtelo i produttori. Quindi, come vedete, il fatto di non sapere delle cose alla fine ci torna indietro e viene sfruttato dal marketing. Vi faccio un altro esempio dove c'entra la parte di i chimici, l'importanza alle dosi. Questo qui è uno shampoo, insomma una linea per capelli che è uscita qualche mese fa, e non so se leggete, ma il claim, l'affermazione è che questo shampoo è a base di moringa. Ora, la moringa andava di moda, adesso va un po' meno di moda, insomma ci sono questi ingredienti magici che hanno una vita relativamente breve e la moringa non ha avuto lunga vita. Comunque è un albero africano che fa questi semi che da alcune popolazioni africane vengono triturati, si tira fuori una specie di una farina e questa farina aiuta a ripulire l'acqua da quelle parti, quindi depura l'acqua. Il problema è che quell'acqua lì è un'acqua che ha una carica batterica altissima e insomma è torbida, eccetera, quindi la moringa effettivamente ha un suo senso. I nostri capelli, insomma, si spera che arrivino a quei livelli di degrado, anche se insomma tutto possibile, però diciamo che la moringa è diventata famosa per avere queste proprietà anti-inquinamento, anti-qui e di là. Poi leggete sulla confezione di un shampoo alla moringa e cosa vi immaginate? Che lì dentro ci sia un sacco di moringa, cioè che sia più moringa che resto, no? Perché se io dico shampoo alla moringa, mi immagino che se io dico torta al cioccolato, voglio una torta che sia quantomeno marrone, cioè, insomma che ci abbia cioccolato, no? Allora, nel caso dei cosmetici, spesso e volentieri questa cosa non esiste, anche perché noi non la vediamo fisicamente la moringa. Quindi l'unico modo per capire quanta ce n'è è di andare a leggere l'elenco degli ingredienti. Ora, noi non abbiamo dei numeri, quindi non sappiamo quanta le concentrazioni di quanto ce n'è dentro, ma possiamo farci un'idea guardando l'ordine con cui gli ingredienti sono scritti. Gli ingredienti sono sempre messi da quello presente in quantità maggiore a presente in quantità minore. Io ho preso questo shampoo, sono andata a vedere la lista degli ingredienti, ho visto che la moringa era al penultimo posto, dopo i conservanti, dopo i coloranti, cioè di moringa lì dentro, sì, cioè ne avranno buttato, non so, un nientesimo, cioè proprio niente, giusto per dire che ce l'hanno messa. Però di sicuro se quello shampoo lava e pulisce dallo sporco, non è perché lì dentro c'è la moringa, lo fa perché c'ha tutte le robe tipiche degli shampoo. Ora, un chimico, la prima cosa che chiede di fronte a un'affermazione del tipo shampoo alla moringa è: ma quanta ce n'è? Qual è la dose lì dentro di moringa? Noi tendiamo a non farci questa domanda. Perché? Perché ci fidiamo, perché noi ci immaginiamo appunto che un qualcuno che dica di fare shampoo alla moringa, poi la moringa ce la metta davvero. Quindi, come vedete, il marketing dei cosmetici punta un po' sulla nostra ignoranza e un po' sulla nostra voglia di vedere determinate cose, anche sulla nostra buona fede, la nostra fiducia nei confronti di chi ci vende i prodotti. Ora, parlando di scientifichese, parlando di, insomma, di nomi che hanno comunque un significato diverso da quello reale,
posso... Scusate, ho perso un pezzo. No, no. Allora, volevo parlarvi dell'acqua micellare. Però sono saltate su slide, non so perché, forse le ho messe nascoste. Quindi io mi sposto qui, intanto continuo a parlare. Questo perché? Perché l'acqua micellare è una storia molto bella che vi racconto. Ok. Voilà. Allora, chi usa l'acqua micellare? Sulle mani? A tutte le signore, ok. Anche qualche signore, forse. Aspetta, io passo qua. Ok, allora. Poi dovrò di nuovo scendere per farlo. Allora, l'acqua micellare a me piace molto, perché è un esempio perfetto di scientifichese, di quello che ci dicevamo prima. Ora, non so chi c'era agli albori dell'acqua micellare, chi l'ha comprata tra i primi prodotti che venivano messi sul mercato, ha una decina d'anni circa. E se voi andate indietro a vedere le pubblicità dell'epoca, vedete che veniva presentata come pura come l'acqua, efficace come un sapone. Quindi era un qualcosa che sembrava acqua, quindi delicata e tutto come l'acqua, però riusciva a strugare, quindi a portare via il trucco, il grasso, insomma tutti i vari residui. Si diceva che lo faceva grazie a questa tecnologia micellare, quindi qualcosa messo a punto dai chimici che permetteva di fare questa cosa qui, cioè di andare ad agganciare lo sporco sulla pelle e poi di lavarlo via in una maniera efficace ma delicata. La tecnologia micellare erano queste strutture microscopiche messe appunto dagli scienziati che erano in grado appunto di fare questa cosa, quindi come delle specie di macchiette microscopiche che andavano a prendere il grasso e se lo portavano via. Ora, una roba pazzesca, uno dice, caspita, come avete fatto a fare queste strutture microscopiche così efficaci? Posso dire che i chimici hanno fatto ben poco, cioè nel senso che non è non c'è dietro tantissimo ingegno da chimico. Perché? Perché questa cosa succede ogni volta che voi prendete un sapone, un detergente e lo sciogliete in acqua. Quindi l'acqua micellare di fatto, nei fatti, è acqua e sapone, o meglio acqua e detergente. Quando voi prendete un detergente, lo diluite a una certa concentrazione, come dicevamo prima, ottenete queste strutture microscopiche, si formano per i fatti loro, indipendentemente da voi, che hanno la caratteristica di andare ad agganciarsi allo sporco e poi di portarlo via quando risciacquato, quando passate il batuffolo di cotone. Perché non l'hanno chiamata acqua e sapone, ma l'hanno chiamata acqua micellare? Perché se la chiamavano acqua e sapone, nessuno la compra, o comunque uno dice, ma io continuo a comprare il latte detergente che andava tanto di moda all'epoca, e invece con l'ingresso sul mercato dell'acqua micellare è stato completamente salzato via, sparito completamente, ogni tanto lo trovate ancora al supermercato, no? Un po' di lato, messo lì, un po' polveroso, no? Il povero latte detergente. Ma di fatto l'acqua micellare non è poi così diversa dal latte detergente, a parte che ha una base acquosa, fa lo stesso lavoro più o meno nello stesso modo. Però l'hanno chiamata micellare perché micellare ha un nome scientifico, ha un nome che ci ricorda la scienza e ci fa pensare a quegli scienziati che si mettono lì e producono le strutture microscopiche. Negli anni abbiamo assistito all'evoluzione dell'acqua micellare, ve la faccio vedere abbastanza velocemente. Perché? Perché si è intanto perso il senso dell'acqua micellare, quindi in commercio abbiamo iniziato a vedere i bagnoschiuma micellari, i shampoo micellari, questo coso fresco, micellare, chissà cosa vuol dire, cosa si usa, non lo so. Poi è sparita la parte liquida, questo è un gel micellare, è un gel che serve a struccarsi, uno struccante in gel, però intanto è micellare, quello lì è un latte detergente micellare, quindi l'hanno riabilitato, hanno cercato di resuscitarlo mettendogli dentro le micelle, che ce l'aveva già, però intanto l'hanno scritto e quindi sembra che ce le abbia davvero. E poi, questa è bellissima, l'acqua micellare alle acque costituzionali. Io mi sono immaginata il povero Zagrebelsky, che è il mio concittadino al supermercato, che vede sta cosa. No,
Vabbè, scusate, questo è il momento scemo della situazione. L'acqua costituzionale è l'acqua che sta dentro alle cellule, ai vegetali, insomma, è acqua. Possono chiamarla acqua, ma chiamarla acqua costituzionale, insomma, fa molto più figo. A parte per Zagrebeschi. Magari la usa. E poi è sparita proprio la parte liquida. Questa è una saponetta micellare. Ora, la saponetta è come dire acqua bagnata, saponetta micellare. Perché? Perché la saponetta è tutta roba detergente. Poi, quando voi le sciacquate sotto l'acqua, si formano le micelle. Ma le micelle, cioè non è che quella saponetta è diversa dalla saponetta non micellare. Sempre saponetta, però la chiamano micellare perché fa pigo dirlo. E poi abbiamo l'evoluzione della parola micellare, quindi è sparita l'acqua e adesso pian piano sta sparendo anche la parola micellare. Questo qui è il miceller che va di moda in questi mesi, è uscito da poco, che come vedete, oltre ad avere questa tecnologia micellare, fa anche respirare la pelle, che non respira, però magari con l'uso dell'acqua del miceller torna, la resuscita, non lo so, la fa respirare di nuovo, perché la pelle non respira. Questo perché? Perché evidentemente ormai se voi andate nello scaffale delle acque micellari ne trovate 800 e quindi bisogna inventarsi qualcosa di nuovo per differenziare una rispetto alle altre, a cui si arriva al miceller. Ce n'era, mi sembra, ancora una. Questa qui è un'acqua micellare senza sapone. E quindi questa lo faccio io. Se la mettono in commercio, voglio i diritti, io propongo di fare acqua non sapone. Secondo me l'acqua non sapone spacca, la propongo alla Omia, quelli del non sapone. Allora, io adesso avevo ancora una cosa che volevo farvi vedere prima, però forse se non la faccio vi faccio fare le domande e magari uno di voi me la chiede, tanto me la chiede di sicuro, e facciamo, perché sennò non c'ho te, cioè sono andata ovviamente lunga, per cui facciamo così. Io la chiudo qui con questa acqua e non sapone un po' scema, vi do fatto per le domande e se voi non mi fate la domanda che io voglio mi facciate, la dico lo stesso. Facciamo così, va bene, tanto grazie. Ci sono domande? Ah sì, se non ci sono io vado avanti. Qualcuno vuol fare domande? Spento le luci. Una domanda. Parliamo dell'olio di palma. Ah, urca. Non era la domanda che volevo. Mannaggia. Ma perché? Che cosa vuol dire? Allora, sino a qualche anno fa tutti si gasavano a mettere olio di palma dappertutto, dai prodotti alimentari, dei cosmetici e quant'altro. Poi è andato in disgrazia e adesso si sono tutti rifatti la verginità dicendo senza olio di palma, sbandierato, sì, in mille modi. Cosa c'è di veramente terribile o non terribile in questo olio di palma? Allora, intanto senza olio di palma è andato molto di moda negli alimenti, ma nei cosmetici no, nel senso che i cosmetici continuano ad avere l'olio di palma e non hanno avuto quella... Tanto stiamo qua con l'acqua e non sapore, e non hanno avuto insomma, l'onda del senza olio di palma, non è arrivato ai cosmetici. Questo perché? Perché allora, sull'olio di palma c'è da dire una cosa fondamentale, e cioè che la coltivazione di palma da olio e quindi la produzione dell'olio di palma ha un impatto ambientale altissimo. Perché quella palma lì cresce solo in alcune zone del mondo, casualmente sono anche le zone dove c'è la foresta vergine, quindi per coltivare la palma d'olio si abbatte foresta vergine con tutte le conseguenze ambientali del caso, quindi c'è un problema ambientale reale. Dell'ambiente fino a qualche tempo fa non fregava nessuno, adesso fortunatamente le cose sono cambiate, ma fino a qualche tempo fa non faceva presa l'argomento ambientale. E quindi la campagna contro l'olio di palma è stata, credo per motivi di opportunità di interesse, spostata sulla parte alimentare della salute. E quindi detto che l'olio di palma faceva male per un sacco di cose. L'olio di palma fa male esattamente come fa male il burro, nel senso che sono grassi saturi e quindi se ne mangi troppo non va bene, eccetera, eccetera. Ma non ha delle
non ha delle caratteristiche lui intrinseche che fanno male. Può far male un certo tipo di produzione che porta ad avere delle impurità di un certo tipo, ma se uno controlla quella parte lì è come mangiare il burro, diciamo così, poi gusti diversi e tutto, però di fatto da un punto di vista di salute nei cosmetici non è arrivata questa ondata del sedere di palma perché non si è trovato un appiglio con la salute, banalmente, e quindi nessuno ha avuto paura di utilizzare lo shampoo con l'olio di palma, con i derivati dell'olio di palma. Noi usiamo una quantità di derivati dell'olio di palma incredibile nei cosmetici, ma veramente anche moltissimi dei detergenti, veramente tantissimi. Nessuno lo sa, tant'è che io ho fatto una piccola polemica qualche tempo fa, perché in questi siti che danno i bollini colorati, verdi, gialli e rossi, che sono delle sorte di, appunto, di bollini di bontà oppure di cattiveria degli ingredienti, l'olio di palma all'epoca era verde perché era naturale, perché appunto è tantissimo usato anche nella cosmesi eco-bio. In realtà forse se uno valuta l'impatto ambientale delle cose, magari quel bollino non ce lo mette verde, infatti poi dopo la mia polemica li hanno cambiati, adesso è rosso. Però appunto è usatissimo, e il fatto che sia usatissimo nei cosmetici e che praticamente non esista più negli alimenti ci insegna che molto spesso queste campagne fanno presa perché noi abbiamo paura per la nostra pellaccia, anche per quella degli oranghi che sono a rischio estinzione da quelle parti lì. Quindi, da un punto di vista salutare, stia tranquilla, anche perché ormai non si mangia più e quindi può finita lì, però invece il problema ambientale rimane. Adesso ci sono molte filiere di olio di palma sostenibile, insomma, quindi probabilmente le cose cambieranno, rimane ancora una situazione abbastanza critica. Adesso qualcuno mi faccia la domanda che voglio. C'ho anche un prodotto. Se no lo tiro fuori. Vai. Buonasera a tutti. Allora, in tutto questo discorso che ho sentito appunto questa sera sugli SLES, tutte queste molecole chimiche eccetera, allora una persona che da profano va a comprare un prodotto, come fa a capire se verrà girato, diciamo, o meno dal produttore o da chi fa, perché se arrivi davanti allo scaffale non si sa cosa scegliere. Allora, quindi qualche indicazione riguardo? Allora, non, cioè, se ti vogliono fregare, ti fregano, cioè nel senso che io c'ho, tra l'altro ce l'ho dietro, ho un esempio di come io sono stata fregata dopo aver pubblicato il libro e tutto. Ho comprato un prodotto per capelli, ecco questo qua, che si chiama Mystic Black qualcosa, e l'ho comprato perché diceva di avere l'olio di baobab. Io non avevo mai visto l'olio di baobab e quindi subito, l'ho preso subito, volevo provarlo a tutti i costi, senza leggere gli ingredienti, cioè sono proprio il consumatrice ideale di chiunque, perché io compro, no? L'ho pagato anche tanto, a rattolino di non so quanti ml, ma comunque pochi, l'ho pagato, non so, 25 euro, una cifra senza senso. Arrivo a casa, lo provo sui capelli, sembrava un balsamo qualsiasi, vado a leggere gli ingredienti e vedo che l'olio di baobab era giù in fondo, ma proprio in fondo, e questo è sostanzialmente burro di karité, poi ingredienti tipici di tutti i balsamo, cioè alla fine di fatto ho comprato un barattolino di balsamo e l'ho pagato 25 euro. Quindi non credo di essere la persona più adatta a dare consigli per non essere raggirati. Il punto è, non è che alla fine questo prodotto l'ho usato, mi è piaciuto, certo non c'aveva l'olio di baobab e non saprò mai come è fatto l'olio di baobab, però di fatto alla fine era un balsamo, forse avrei speso volentieri di meno. Quindi il primo consiglio è quello di fronte a un claim del tipo shampoo alla moringa o coso all'olio di baobab, è quello di andare a vedere nella lista degli ingredienti se c'è davvero questo ingrediente, quindi no, se c'è davvero, esserci ci deve essere, però insomma che posizione ha nella lista degli ingredienti. Altre cose sono legate per esempio ai vari claim sull'efficacia. Voi dovete sapere, questa è una cosa che dovete stamparvi proprio nella mente, marchiarla col fuoco, che un cosmetico per legge non può avere un'attività terapeutica, cioè non può curare delle malattie banalmente, ma non può nemmeno modificare permanentemente il corpo.
cosmetico deve avere una funzione puramente estetica e temporanea. Questo cosa significa? Significa che un cosmetico non può essere anticellulite, nel senso che non può portare via la cellulite, così come un cosmetico non può portare via le rughe. Un cosmetico può agire in maniera temporanea ed estetica per farci sembrare di avere meno cellulite o per farci avere per un periodo di tempo un po' meno, oppure può aiutarci a migliorare l'aspetto delle rughe, ma non può far andare via le rughe, perché se lo facesse non sarebbe un cosmetico. Quindi i claim miracolosi, fateci caso, hanno quasi sempre un asterisco di fianco. Di fianco ad anticellulite c'è quasi sempre l'asterisco che manda alla frase scritta magari nella piega del giornale, migliora gli inestetismi della cellulite, oppure appunto riduce gli inestetismi, che vuol dire che magari dentro cosmetico hanno usato dei trucchi, che si chiamano trucchi non per niente, che per esempio richiamano acqua nella zona dove lo spalmate, e quindi richiamando acqua tendono i tessuti e quindi ci fanno sembrare di avere meno cellulite, oppure nel caso degli antirughe l'idratazione porta le rughe banalmente a distendersi, oppure si usano addirittura degli effetti ottici. Alcuni antirughe hanno degli ingredienti, dei pigmenti dentro che con un gioco di effetti ottici fanno sembrare la ruga meno profonda, ma la ruga è lì, però sembra meno profonda. Ora, questo io non lo vedo come negativo, nel senso che se il mio obiettivo è quello di far vedere che c'ho meno rughe, il fatto che lo facciano davvero, che lo facciano con un trucco, che mi frega, cioè quello che mi interessa è avere che non si vedano le rughe. Però bisogna avere in mente che appunto i cosmetici non possono risolvere delle cose che sono permanenti oppure degenerative, nel caso delle rughe, una malattia degenerativa. Scusate. Altre domande? Ali. Una domanda su un gruppo di composti che io ho studiato dal punto di vista, diciamo, formulativo e tecnologico, e solo una volta nell'ambiente lavorativo ho scoperto essere un po' additati come il male. Siliconi, parabeni e compagnia varia nei cosmetici. Come sono? Cioè, posso capire magari dal punto di vista di chi... La domanda semplice. Sì, no. Posso capire dal punto di vista magari chi soffre di malattie dermatologiche o che possono magari provocare, non so, sensibilizzare la pelle, ma no, sono allora davvero il male o no? No, non sono proprio male. Intanto vabbè, sono cose diverse. I parabeni sono dei conservanti, i siliconi si mettono per mille motivi, soprattutto strutturali. Quindi negli shampoo i siliconi servono a rivestire i capelli dopo averli lavati e quindi di fatto hanno una funzione protettiva nei confronti del capello. Nei fondotinta il silicone spesso è una componente fondamentale, perché i fondotinta sono delle emulsioni di acqua in silicone, e il silicone aiuta a disperdere i pigmenti, quindi ha una funzione proprio strutturale. I parabeni invece servono a conservare i prodotti, quindi sono dei conservanti, li usiamo da circa 80 anni, di entrambi si dice tutto il peggio possibile. I parabeni si dice che sono cancerogeni, i siliconi non si arriva a dire che sono cancerogeni, ma si dice che fanno venire i punti neri, che fanno venire il brufo, eccetera eccetera. Ora, tutte queste cose quando si va poi a misurare da un punto di vista proprio scientifico saltano tutte. I parabeni non sono cancerogeni, si possono usare ovviamente a determinate concentrazioni, ma come tutti i conservanti, e sono considerati sicuri alle normali condizioni d'uso, quindi alle condizioni d'uso permesse. I siliconi invece sono stati fatti diversi esperimenti nel corso degli anni per vedere se era vero che sono comedogenici, cioè se fanno venire i brufoli e i punti neri, e anche qui si è visto che non è vero. Sono molto più comedogenici dei prodotti tipo degli oli, gli oli naturali, che si portano magari dietro delle impurità e che quindi provocano i punti neri. I siliconi sono sostanzialmente inerti, quindi quello fanno. Perché si parli mai di loro? Boh, non lo so, nel senso che spesso queste cose nascono e poi è difficile arrivare all'origine. Nel caso dei parabeni l'origine c'è, racconto nel libro, ed è originato tutto da una scienziata, tra l'altro nel 2004, che ha pubblicato un articolo in cui accusava i parabeni di essere responsabili dei tumori al seno.
Poi in realtà queste accuse sono cadute perché insomma sono stati fatti molti esperimenti e visto che non c'era nessun fondamento, però l'accusa è rimasta e la trovate ancora. Voi cercate parabeni con Google, la continuate a trovare. Quindi è anche molto difficile poi cercare di fare informazione su questi temi quando circolano delle informazioni corrette che non si riescono a fermare in nessun modo. Però da un punto di vista di salute nostra, di sicurezza, siliconi, parabeni, quelli ammessi, quindi quelli che sono permessi dalla legge, sono sicuri. Quindi non so se ho risposto. Ok. Nel frattempo ci sta arrivando una nuvola di fumo di salamella. I dentifrici servono soltanto per migliorare l'alito, giusto? Che domanda? No, perché? Il mio dentista dice non servono a nient'altro. Allora, i dentifrici intanto hanno dei tensioattivi dentro e quindi hanno una funzione detergente. Migliorano l'alito, se sono profumati, in quel caso migliorano l'alito, però lavano anche. Si può lavare senza dentifricio, nel senso che si sfrutta l'azione meccanica dello spazzolino e dell'acqua, ma anche i capelli, volendo uno li può lavare. C'è tutto un movimento di persone che non usano gli shampoo, per esempio, si chiama No Poo, e loro usano altre cose, oppure semplicemente acqua, sfregando acqua calda, sfregando bene. Dipende anche da quello che uno vuole avere. Però allora i cosmetici servono a fare quello che dicono, tendenzialmente. Quindi lo shampoo serve a lavare i capelli, il dentifricio serve effettivamente a migliorare l'alito, ma anche a lavare la cavità orale, quindi a pulirla. Poi che si possa fare anche in altri modi, sì, però lo fanno. Posso raccontarvi l'esperimento? Come ultima cosa, c'è una domanda? Vai. Dato che ho visto che nei video, comunque quando fa educazione, sì, non censura i nomi delle aziende, hai mai avuto dei disguidi, dei problemi? No. Magari con te. No, con le aziende mai, anche perché, ma io dico cose vere, cioè non è che accuso o mi invento cose, ma racconto le cose che stanno, in genere mi rifaccio alla legge, ai documenti, ai regolamenti, a queste cose, quindi... È vero che uno può essere denunciato anche se dice la verità, però come dire. No, non ho mai avuto nessun problema con aziende, anzi, devo dire che non dico che mi vogliano bene, ma mi tollerano, quindi a volte cercano anche di, come dire, coinvolgermi, comprarmi, propormi grandi cose che io rifiuto. Però appunto no, ma ho avuto dei problemi, ma non con l'azienda, ho avuto dei problemi quando ho parlato di sperimentazione animale e lì... Devo dire che ho passato dei mesi non proprio felici, però con le aziende mai, insomma. Quindi, ma anche perché in realtà io mi sono fatta un po' l'idea che io dico quello che loro non possono dire. Cioè, nel senso che io sono libera di dire un po' quello che voglio, nel senso che non mi paga tendenzialmente nessuno, se non chi compra i miei libri, quindi mi pagate voi. Quando mi chiedono chi mi paga, voi. Le aziende invece non possono dire determinate cose. Quando si parla per esempio di parabeni oppure di solfati, le aziende patiscono il fatto di dover sempre rincorrere l'ultima paura e diventarsi sempre il prodotto senza questo, senza quello. Poi li tirano fuori e ovviamente alimentano a loro volta la paura. Però è un investimento pazzesco riuscire a stare dietro a tutti questi senza. Perché? Perché devi modificare i cicli produttivi, ti devi inventare nuovi ingredienti, cioè devi inventarti sempre qualcosa di nuovo per riuscire ad avere un prodotto che sia performante ma senza un ingrediente che magari è fondamentale. Per sostituire un parabene magari devi usare 7-8 conservanti diversi. Sostituire un solfato devi usarne dei sulfonati, delle altre cose. Devi inventare delle cose e questo ovviamente ha dei costi. Quindi il fatto che io racconti che per esempio l'accusa ai parabeni non è fondata, allora alla fine torna utile, anche se loro non lo possono dire perché poi ti vendono il prodotto senza parabeni. Quindi secondo me un po' mi tollerano perché mi devo tollerare e un po', non dico che gli faccio comodo, ma li aiuto a raccontare quello che c'è davvero dentro i cosmetici, che è una cosa che loro non possono fare. Poi è chiaro che quando parlo di marketing non sono contenti, però pazienza.
parlando di marketing, vi racconto una cosa se mi dai un minuto. Ok. Ed è una cosa legata al prezzo, che in genere mi viene sempre chiesta, ma stasera non me l'avete chiesta, quindi ve la racconto io. Io dico sempre che il prezzo dei cosmetici non è collegato alla qualità. Perché lo dico io, è così. Non c'è nessuna relazione tra prezzo e qualità. Questa qui è un baratto di una crema che mi ha portato una mia lettrice vuota, purtroppo, perché l'aveva già usata. Questo costava 400 euro, questo barattolo ciancobeso, devo dire, importante. Questa crema da 400 euro non è poi così fondamentalmente diversa da una crema che ne costa 4. Nel senso che è diversa perché c'ha il packaging lussuoso, è diversa perché l'azienda che è Guerlain ha investito tantissimo in pubblicità, cioè magari la testimonial famosissima, è diversa perché magari usa degli ingredienti pregiati, dove per pregiato è magari il caviale che abbiamo visto, però da un punto di vista di efficacia sono abbastanza paragonabili. Allora, nel mio libro racconto due esperimenti. Uno è stato pubblicato da Altro Consumo, dall'Associazione dei Consumatori, che ha preso 15 creme idratanti, le ha paragonate, quindi ha fatto dei test per vedere quale fosse la più idratante, da una di un discount della Lidl, 3 euro, fino ad arrivare alla Mer, 250 euro circa. Ai test, quella che è risultata più idratante di tutte era la crema da Lidl, la Chen, famosissima marca della Lidl. E questo è un elemento, quindi se si va dall'idratazione, quella crema lì ha vinto, magari guardando altre cose ne vinceva un'altra, eccetera, eccetera. Loro fanno spesso questi test comparativi. La cosa che ho imparato frequentando le aziende è che esistono delle aziende che producono cosmetici per chiunque. Io mi sono trovata a un certo punto in una di queste aziende di fronte a due palette di ombretti identiche, quindi stessi colori, stessa consistenza, stessi ingredienti, veramente identiche, e avevano come unica differenza il packaging. In un caso era una plasticaccia nera con quel tappo trasparente, brutto da vedere, nell'altro caso aveva una confezione dorata, tutta proprio super lussuosina, e i cosi, come si chiamano, gli ombretti, avevano spigliato il simbolo dell'azienda. Quelle due di ombretti sono andate a un'azienda di lusso francese e l'altro a un'azienda low cost, non mi ricordo se italiano oppure comunque un'azienda low cost, ma era la stessa roba, identica, però confezionata in due modi diversi e venduta a due aziende di proprio di settori completamente diversi. Quando io ho detto scusa, ma sta roba è legale, cioè perché tu puoi vendere la stessa cosa, ho detto certo, perché non posso farlo, e lo facciamo continuamente. Quindi chi produce, si chiamano aziende terziste, queste aziende qui producono per chiunque, producono per chi fa i cosmetici super cari e per chi fa i cosmetici economici. Spesso sono prodotti di altissima qualità, in tutti i casi. Devo dire che soprattutto in Italia, noi in Italia abbiamo le aziende terziste forse tra le più importanti al mondo. Produciamo il 60% make-up mondiale qua in Italia, che viene venduto poi a tutte le grandi aziende, francesi, americane, eccetera, eccetera. A volte vedo appunto delle presentazioni a Tokyo, a Seoul o a New York di prodotti che magari sono stati fatti a Crema oppure a Bergamo, no? Quindi queste aziende qui vendono a questi grandi marchi che poi ovviamente ci mettono intorno il marketing, ci mettono intorno la pubblicità e un prezzo che è collegato all'aspettativa che il consumatore ha legato a quel prodotto lì. Vi racconto l'ultima cosa legata a questa, ed è un esperimento che è stato fatto proprio per mostrare questa cosa, cioè quanto l'aspetto di un prodotto influenza la nostra percezione. Degli scienziati svedesi hanno preso 60 donne, le hanno divise in tre gruppi. Al primo gruppo hanno dato una crema tipo quella lì, era di Chanel, quindi prezzo alto, confezione dorata, un sacco di ingredienti, molte affermazioni, anti-rughe, anti questo, anti quello. Al secondo gruppo hanno dato la confezione, la crema di Chanel, ma dentro l'hanno fregata e gli hanno messo una crema da supermercato.
Al terzo gruppo hanno fatto il contrario, cioè hanno preso la confezione dal supermercato e gli hanno messo dentro la crème Chanel. Hanno chiesto alle donne di usarla liberamente per qualche settimana, come avrebbero fatto normalmente con la loro crema. Alla fine dell'esperimento gli scienziati hanno fatto cose, sono andati a vedere se le rughe erano cambiate sul viso delle signore, hanno misurato prima e dopo la faccia, hanno fatto un calco e hanno visto che non c'era nessuna differenza tra il prima e il dopo in nessun gruppo, cioè le rughe prima se le teneva e boh, è finita lì. La cosa interessante però è che hanno chiesto alle signore come si erano trovate e hanno visto che chi stava nei primi due gruppi, cioè quelli con la confezione lussuosa e la crema lussuosa in un caso o la crema economica nell'altro, si erano trovate molto meglio di quelle che avevano davvero la crema lussuosa ma avevano la confezione da supermercato, ne avevano usata molta di più e si vedevano più giovani, vedevano la pelle migliore. Ora la conclusione di questa cosa, e finisco, è che il prezzo è vero che influisce sull'effetto finale, ma influisce perché il nostro cervello, nel momento in cui noi vediamo un prodotto lussuoso, magari ci spendiamo un sacco di soldi, il nostro cervello ci porta a sovrastimare gli effetti che quel prodotto ha sulla nostra pelle o su di noi in generale. E quindi quelle signore si vedevano davvero più giovani, ma di fatto quelle creme hanno funzionato tutte allo stesso modo. Poi qui si apre la questione filosofica e uno si può dire vabbè, ma in fondo l'obiettivo del cosmetico era quello di farle sentire più giovani e quindi ha funzionato. Non lo so, non voglio rispondere io, anche perché ho esagerato e ho sforato con il tempo. Quindi vi ringrazio, vi lascio con questi dubbi e niente, se volete sentemi.